Buon pomeriggio, edizione flash del TG6 delle 14 per lasciare spazio a Diretta Stadio per seguire la partita del Pescara fra Pescara e Chievo allo stadio Adriatico Cornacchia. Iniziamo il nostro TG dalla politica, partiamo dal ballottaggio a Chieti in vista del secondo turno previsto per il 4 e 5 di ottobre. Fratelli d'Italia fa quadrato attorno al candidato del centrodestra Fabrizio Di Stefano, mentre per quanto riguarda il fronte di Ferrara ci potrebbe essere un'alleanza soprattutto con il polo civico di Paolo De Cesare. Per quanto riguarda invece, tornando al centrodestra, le alleanze, potrebbe esserci il rientro nell'alveo del centrodestra ufficiale di Mauro Febbo. Ma vediamo insieme il servizio di Paolo Renzetti con l'intervista a Etel Sigismondi, coordinatore di Fratelli d'Italia. Sigismondi, il centrodestra serra le file in vista del ballottaggio. Oggi Fratelli d'Italia ribadisce, se ancora ce ne fosse bisogno, l'appoggio al candidato Fabrizio Di Stefano. Ma soprattutto Fratelli d'Italia si propone come forza centrale all'interno del centrodestra per governare la città di Chieti con un sindaco che sarà, come Fabrizio Di Stefano, che sarà un sindaco autorevole. E l'autorevolezza, quello che ha bisogno la città di Chieti, un sindaco leader della propria coalizione e che possa avere gli strumenti adatti per far fare quel salto di qualità che Chieti ha bisogno. Per il risultato avuto al primo turno, Fabrizio Di Stefano è stato il candidato più apprezzato tra i candidati in lizza e quindi siamo assolutamente fiduciosi per l'esito finale della competizione. Tutti gli altri candidati hanno avuto un indice di gradimento inferiore, questo è il dato chiaro, tutto il resto sono, come dire, invenzioni elettorali per darsi coraggio. Ma chiederete l'appoggio dei febbiani? Noi siamo impegnati, come ho sempre detto, come Fratelli d'Italia, ad allargare il più possibile, a facilitare il rapporto e il dialogo tra le forze del centrodestra. Il centrodestra per Fratelli d'Italia è un valore, e così come è un ambiente di lavoro che sta dando i propri frutti a livello regionale e in alcuni capoluoghi di provincia come L'Aquila e Pescara importanti. La stessa cosa, secondo noi, deve essere fatta a Chieti. A Montorio Alvomano è pronta la squadra del neosindaco Fabio Altitonante. Raniero Barnabei è il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, sicurezza e protezione civile, ricostruzione e rapporti con le frazioni e personale. Francesca Di Luigi è l'assessore alle politiche sociali e della casa, pari opportunità e bilancio. Francesco Ciarrocchi è l'assessore all'urbanistica e all'edilizia privata, mentre Mariangela Cortellini è l'assessore alle politiche del lavoro, attività produttive, commercio, turismo ed ambiente. Ora non c'è tempo da perdere, dobbiamo mettere c'è al lavoro, c'è tanto da fare. Questo è il commento di Altitonante, che spiega come nei prossimi giorni saranno definiti anche gli incarichi per i consiglieri delegati. E noi proseguiamo adesso, voltiamo pagina, lasciamo la politica, disabili bloccati in casa per la mancanza di ascensori alle case Gescal di via Valle San Mauro a Pescara. La denuncia arriva dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari. Vediamo. Una denuncia che arriva dalle case Gescal di Pescara. Consigliere Pettinari, ci sono dei disabili in queste palazzine, non ci sono degli ascensori e dunque le persone sono letteralmente bloccate in casa. Sì, veramente una situazione vergognosa, una battaglia che sto conducendo da oltre un anno. Parliamo di via Valle San Mauro, case ater, quindi di proprietà della Regione Abruzzo, civici 40, 42 e 44, sprovvisti degli ascensori. Sono proprio qui che sono disabili, al 100% invalidità, anziani, persone che non possono salire e scendere da casa. Addirittura delle persone anziane sono rimaste segregate in casa per tanti anni, sono morte, decedute, con la speranza di poter vedere la luce del sole e non sono potute più scendere. Una cosa vergognosa. Io da oltre un anno ho chiesto alla regione di stanziare fondi per installare questi ascensori, mi hanno preso in giro perché mi avevano promesso la realizzazione di questi lavori, non sono stati fatti. Ho avuto un'interlocuzione proprio in questi giorni, in questi ultimi giorni, sempre con i vertici della regione, che mi hanno promesso nuovamente che si faranno questi lavori, ma sono solo promesse vane, perché
qui non vediamo niente. Oltre alla richiesta che faccio espressamente al Presidente di Regione Abruzzo, sperando che mi ascolti questa volta, di installare gli ascensori al 40, 42, 44, quindi di trasferire i fondi all'ATER, faccio un appello anche per la manutenzione dei palazzi, perché questi sono palazzi fatiscenti, dove ci sono infiltrazioni d'acqua, dove ci sono sotto le corti comuni, sono voragini, pavimenti divelti che causano anche incidenti a volte ai cittadini. Ecco, mi auguro che questa volta ci ascolti. Ora ci spostiamo a Teramo, dove cambia il sistema della raccolta dei rifiuti. 11 isole ecologiche informatizzate serviranno ad integrare l'attuale porta a porta, con l'obiettivo di aumentare la percentuale di raccolta differenziata e reintrodurre la tariffa puntuale. Sentiamo il servizio. Teramo si prepara ad una mini rivoluzione della raccolta differenziata dei rifiuti con un sistema di ecoisole informatizzate che, secondo i tecnici della Team, garantiscono maggiori performance di conferimento e risparmio per cittadini e gestori rispetto al classico porta a porta. Il sistema partirà ufficialmente il 1° di ottobre in 10 frazioni di Teramo e nel quartiere di Collatterrato. 10 anni dall'inserimento del sistema porta a porta, la valutazione non può che essere negativa se, diciamo così, rapportata a quelli che erano gli obiettivi che erano stati annunciati, cioè l'incremento della percentuale di differenziata oltre il 65%, che, fatta eccezione per l'ultimo anno, con la nostra gestione non è mai stato raggiunto, e soprattutto la riduzione della tariffa, che non c'è stata. Le ecoisole che non andranno a sostituire integralmente il porta a porta, ma ad introdurre un sistema integrato, quindi il porta a porta resterà rimodulato, integrato con il sistema delle ecoisole, che al momento interesserà una porzione importante del territorio, 11.000 abitanti, 5.000 utenze domestiche. Le 11 ecoisole funzioneranno per ora in via sperimentale, con una serie di valutazioni periodiche per apportare i correttivi necessari. Per questa ragione non sono previsti al momento sanzioni e premi, ma gli utenti che parteciperanno alla sperimentazione potranno contare su una riduzione tari del 30% sulla parte variabile, cumulabile con uno sconto ulteriore del 30% sempre sulla parte variabile per la compostiera. Al sistema si accede tramite la registrazione con la tessera sanitaria del titolare della Tari. Oltre alla raccolta dell'indifferenziato, restano invariati anche i servizi a chiamata per ingombrianti e per la raccolta di pannolini e pannoloni tramite l'apposita busta taggata da ritirare dal gestore. L'utenza sarà associata ad un tag, che è un codice definito, per cui per noi sarà possibile risalire effettivamente all'utenza che ha prodotto quel rifiuto. Il ponte Flaiano a Pescara si è illuminato ieri sera d'oro per la campagna di sensibilizzazione sui tumori infantili. La campagna è supportata dall'AGBE, l'Associazione dei Bambini Emopatici di Pescara. Vediamo. Ieri sera il ponte Flaiano si è colorato d'oro per la campagna di sensibilizzazione sul cancro infantile Accendi d'oro, accendi la speranza, promossa da Fiagop e alla quale ha aderito anche l'AGBE, l'Associazione Genitori Bambini Emopatici di Pescara. Grazie alla collaborazione con il Comune Adriatico, il ponte è stato illuminato color oro in segno di sostegno ai bambini e adolescenti affetti da leucemie e tumori solidi. Alla campagna partecipa anche il Comune di Spoltore, che come lo scorso anno metterà a disposizione il convento cinquecentesco di San Panfilo, facendoli illuminare d'oro domani sera. La campagna Accendi d'oro, accendi la speranza farà risplendere di luce dorata in tutta Italia templi, chiese, ponti, fontane e castelli, per richiamare l'attenzione delle istituzioni e dell'opinione pubblica sui problemi e le necessità dell'oncoematologia pediatrica. Ogni giorno ci sono quasi 700 nuovi casi di cancro infantile in tutto il mondo, in Europa 35.000 casi ogni anno, in Italia circa 2.400, di cui guarisce l'80%. L'AGBE, nei suoi 21 anni di attività, ha sostenuto e dato accoglienza gratuita a famiglie per un totale di 46.600 presenze e offerto trasporto gratuito percorrendo oltre 450.000 chilometri fra Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna e Lazio. La Fiagop invita tutte le cittadine e i cittadini a partecipare alle cerimonie di illuminazione dei monumenti e ad indossare un nastrino dorato, simbolo dell'oncoematologia pediatrica, con cui scattare una foto da condividere sui social, scegliendo uno degli hashtag dedicati all'iniziativa. È tutto per questa edizione flash del TG6, prossimo appuntamento alle ore 19, linea che adesso torna a diretta stadio per la partita del Pescara. Grazie e buona giornata.